Questa mattina abbiamo consegnato più di 1 milione di firme sulla raccolta che abbiamo iniziato sui referendum. Un risultato assolutamente straordinario dal punto di vista della partecipazione, del consenso che abbiamo trovato, della possibilità di cambiare l'agenda e quindi partire dai temi dei voucher, della solidarietà e della responsabilità solidale negli appalti e del ripristino del diritto alla libertà dei lavoratori con l'articolo 18. Non abbiamo finito, continua la raccolta delle firme per la Carta dei diritti universali del lavoro. Siamo convinti che questo è un risultato importante della strada per cambiare un'agenda politica che continua a vedere l'impoverimento e le difficoltà dei lavoratori. È l'occasione per ringraziare tutti i compagni e le compagne della CGIL in tutte le strutture che hanno fatto un grandissimo lavoro in questo periodo, ma anche la possibilità di dire che se si parla con le persone, si costruiscono le assemblee, i banchetti, si torna nei luoghi di lavoro, abbiamo straordinarie possibilità di rideterminare un movimento dei lavoratori che unitariamente difende le sue condizioni e riafferma la libertà e la cittadinanza del lavoro.